tutti gli sport, la corsa è forse uno dei più snobbati. Per molte persone correre è noioso e se possono scegliere preferiscono fare altro. E credo che sia anche comprensibile. Del resto in pista devi soltanto correre. Manca l'emozione di fare un bel gol, di segnare canestro, di fare una schiacciata imprendibile o di colpire il sacco da box. Però questo non significa automaticamente che correre non possa suscitare alcuna emozione. E Run with the Wind, anime del 2018 dello studio IG Production, tratto dall'omonimo romanzo della scrittrice Shon Miura, ne è la prova più lampante. Quindi oggi allacciamoci le scarpe, facciamo un bel respiro profondo e partiamo di corsa alla volta di Run with the Wind. Buona visione! Kurara, al primo anno dell'università Kansei, è un ragazzo scontroso e problematico che fa fatica a socializzare, ma che adora l'atletica, in particolare la corsa di resistenza. Una sera, quasi per caso, incontra Aiji Kiyose, uno studente un po' più grande, il quale rimane colpito dalla sua abilità di corridore e lo invita nel dormitorio Aotake, un dormitorio modesto ma molto economico. Qui, dopo aver presentato Kurara agli altri ragazzi che ci abitano, Aiji rivela tutto il suo sogno, partecipare alla maratona a squadre Hakone Ekiden, una delle più prestigiose e delle più competitive di tutto il Giappone. Infatti il dormitorio Aotake non è altro che il vecchio club di atletica dell'Università Kansei, mentre il padrone di casa, un burbero vecchietto, è l'allenatore. Inizialmente nessuno presta molto credito alle parole di Aiji, tantomeno Kurara, che pensa già di cambiare abitazione, ma un po' alla volta Aiji riesce a piantare il seme della curiosità in ognuno di loro e in men che non si dica, i 10 ragazzi si ritrovano ad allenarsi insieme lungo il fiume. Purtroppo però c'è da fare i conti con la dura realtà. Iscriversi alla Hakone Ekiden è tutto tranne che semplice. Per prima cosa, ciascun atleta della squadra deve correre i 5000 metri in massimo 16 minuti e mezzo per essere ammesso. Poi bisogna superare le qualificazioni, perché i posti sono limitati. E la squadra di Aiji, escluso Kurara, che corre come il vento, è una squadra di dilettanti. I gemelli Jota e Joji giocavano a calcio, il senpai Nico ha messo su peso e fuma una sigaretta dietro l'altra, King San non ha tempo per gli allenamenti perché cerca disperatamente un lavoro, Oji San, patito dei manga, non ha mai praticato sport, Takashi è cagionevole di salute. Insomma, non sono esattamente i migliori corridori da schierare sulla pista, chiunque lo noterebbe già al primo sguardo. Chiunque, ma non Aiji. Aiji crede ciecamente nel suo sogno, correre sulle montagne di Hakone, e vuole che a correre insieme a lui siano proprio loro e nessun altro. E puntata dopo puntata, la curiosità dei ragazzi si trasforma prima in tiepida fiducia e poi in ardente speranza. Lottando con le unghie e con i denti, tutti riescono a scendere sotto i 16 minuti, anche Oji-san, e passano le qualificazioni per il rotto della cuffia. E alla fine, lungo i pendii innevati dei Monti Hakone, la squadra improvvisata della Kansei impartirà a tutti quanti una meravigliosa lezione sul coraggio, sul credere in qualcosa e sul vero significato di correre. Non vinceranno, ovvio, vincere era oggettivamente al di là dei loro limiti, lo si capiva fin dal primo episodio, ma arrivare fin dove arrivano è già di per sé una vittoria impressionante che suscita l'ammirazione dell'intero Giappone. Dal punto di vista strutturale, Run with the Wind si colloca tra gli spokon più classici, infatti la sua impalcatura è proprio standard, abbiamo un gruppo di atleti male assortiti su cui nessuno scommetterebbe un centesimo, abbiamo una competizione sportiva famosa, abbiamo una lunga serie di allenamenti massacranti, abbiamo avversari di ogni tipo e abbiamo una sorta di rivalsa sociale anche, insomma, tutti gli elementi del pacchetto base spokon. Ma i sottotesti invece, quelli sono molto stratificati e molto affascinanti, perché lo show, a fianco della trama lineare, porta avanti anche una bellissima riflessione che muove i suoi passi esattamente dalla disciplina atletica su cui l'opera si basa. Prima di essere uno sport, correre è un concetto simbolico. Metaforicamente, infatti, correre può significare scappare, fuggire. All'interno dell'esperienza umana è sempre più facile evitare i problemi piuttosto che affrontarli, e per quanto correre via davanti agli ostacoli sia sbagliato, è sempre maledettamente invitante come soluzione. A che serve affrontare le difficoltà, che è faticoso, quando puoi voltarti e partire come un fulmine, cambiando strada e lasciando indietro tutti quanti? Ed è proprio questa la riflessione che si nasconde fra le righe di Run with the Wind. Tutti i ragazzi che vivono al dormitorio Aotake sono in fuga da qualcosa. C'è chi sta scappando da una situazione familiare avversa, c'è chi sta scappando dalle proprie responsabilità, c'è chi sta scappando dal proprio passato e c'è chi sta scappando dalla società. In altre parole, tutti i personaggi dell'anime stavano già correndo ancora prima che Aiji proponesse loro di partecipare alla maratona di Hakone. Quello che Aiji fa, alla fine, è solo metterli nella direzione giusta.
Ansia, sofferenza, monotonia, solitudine, frustrazione, insicurezza, le realtà della vita possono essere soffocanti e chi ha la fortuna di non provare mai nessuna di queste situazioni tende a non capire il comportamento di chi invece ne è stato scottato, biasimandolo per la sua scelta di fuggire. Ma la verità è che uscire dalla propria zona di comfort è una sfida gigantesca con se stessi che presuppone di sconfiggere la paura di fallire, la paura di non farcela, che è forse il peso più schiacciante di tutti. E questo Aiji lo sa bene, perché lui è il primo che ha sperimentato quella paura. Ai tempi del liceo ha subito un brutto infortunio, un infortunio che probabilmente gli costerà il ritiro definitivo dal mondo dello sport. Ma prima di accettare la realtà, lui decide di convogliare tutto il suo spirito nel raggiungimento di un unico e ambizioso sogno, correre alla Hakone Ekiden. E la potenza travolgente di quel sogno esploderà come una bomba nel cuore di tutti, di Kurara, degli altri personaggi e addirittura di noi spettatori. Un centimetro dopo l'altro, un secondo dopo l'altro, persino chi si reputava un fallito riesce a ottenere dei risultati. E ottenere dei risultati, anche se microscopici, è l'unico modo per iniziare ad abbattere la gabbia della paura. Tramite il personaggio di Aiji, l'intera squadra scopre che correre può anche voler dire inseguire qualcosa, che è l'esatto opposto di scappare. E questo ribalta completamente gli orizzonti di tutti, perché adesso questi personaggi hanno qualcosa davanti a loro, non più alle loro spalle. Come dice Aiji a Kurara, non è la velocità quella che conta. Se vuoi essere veloce, sali su un treno, sali su un aereo. Ciò che conta è avere un traguardo di fronte e fare di tutto per raggiungerlo, anche strisciare se necessario, perché sì, correre significa sentirsi liberi e veloci, lontano dalla realtà, ma non per scappare. Significa estraniarsi per un istante da se stessi e dal mondo per studiare la propria vita, le proprie aspirazioni e le proprie scelte, ricalibrando poi tutto nell'ottica di una nuova prospettiva. Chissà, magari una prospettiva migliore. Ed è questa la ragione per cui Run with the Wind mi ha colpito così tanto, perché mi ha lasciato una lezione di vita molto preziosa utilizzando uno sport insolito, la corsa di squadra, che è uno sport sia solitario che collettivo. Infatti quando corri sei da solo, sei tu contro i tuoi stessi limiti, eppure è la squadra quella che vince, con i tempi e con le distanze di tutti. Naturalmente non mancheranno i momenti bui, i momenti tragici di sconforto e di rassegnazione. Kurara stesso più volte sarà sul punto di gettare la spugna, perché il divario tra lui e gli altri è troppo ampio, ma la determinazione negli occhi prima di Aiji e poi di tutti farà divampare nel ragazzo il fuoco della convinzione, della forza di volontà e soprattutto della voglia di tagliare quel traguardo dal quale, fino ad allora, lui era sempre fuggito. Di fatto lo show sovrappone la figura dello sportivo a quella della persona qualunque, perché lo stato mentale che Aiji, Kurara e gli altri sviluppano per gareggiare alla Hakone Ekiden è lo stesso che serve anche nella vita di ogni giorno, per superare tutte le piccole sfide e tutte le piccole difficoltà che ci si parano davanti. Non a caso, terminata la maratona, tutti quanti riusciranno a risolvere i loro problemi, perché ciò che essi non avevano era proprio questo, un sogno in cui credere, qualcosa per cui lottare. なあ、走るの好きか? Ma giunti fin qui, io lascio come sempre la parola a voi. Avete visto Run with the Wind? Se sì, vi è piaciuto oppure no? Fatemelo sapere nello spazio dedicato ai commenti, che ne discutiamo insieme. Io vi ringrazio infinitamente per il tempo che mi avete dedicato, statemi bene mi raccomando, e noi ci vediamo, come ogni volta, al prossimo video. Thank you.